Ciao, benvenuto nel cantiere di questa nuova casa in Valle di Paglia. Oggi voglio mostrarti dove siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine delle fondazioni, riguardo appunto la prima parte della costruzione, e adesso ci concentreremo d'ora in poi sulla posa della casa in paglia, che verrà posizionata sopra a questo cordolo in cemento che è completamente isolato. Quindi ora ti voglio mostrare i particolari di questa fondazione. Bene, entriamo nel dettaglio per capire quali sono i particolari che rendono una casa in paglia, oppure anche una casa in generale, un edificio di qualità. La particolare attenzione va posta per quanto riguarda l'acqua, la fase dell'acqua. Infatti abbiamo posato una prima guaina sul cordolo isolato, una seconda guaina bignata per il drenaggio dell'acqua, un ghiaino attorno al perimetro della muratura dove abbiamo fatto passare gli impianti e ci permette il drenaggio dell'acqua. Qui cercheremo di non usare nessun massetto in cemento, ma usare direttamente la pietra sopra questo ghiaino. E poi una cosa molto importante che serve a proteggere dall'acqua all'interno della casa è questo confinamento idrico con una sorta di soglia in acciaio inox, in modo che dove qui verrà posata la soglia, l'acqua non potrà entrare all'interno della casa, come maggior protezione in caso di piogge molto forti, perché appunto avremo la quota del terreno esterno alla quota del pavimento interno. In questo modo l'acqua, anche se si infiltra sotto la soglia, non riuscirà a entrare dentro all'abitazione. Con la fine di questa prima fase delle fondazioni abbiamo anche già posato quelli che sono gli impianti che riguardano le acque nere, le acque grigie, l'energia elettrica, l'acqua potabile e il telefono e tutti i vari pozzetti. Sono stati posati già nel perimetro dell'edificio e questa fase si può appunto dire conclusa. Ricordo che questa casa è una casa no gas, dove l'energia non arriva dal gas metano, ma deriva direttamente dal sole, grazie a molti pannelli fotovoltaici installati in copertura. Concludiamo questo video su questa prima fase di posa di tutte quelle che sono le fondazioni e di tutti gli elementi che rendono una fondazione di qualità, come ad esempio il confinamento idrico delle soglie delle porte finestre. E nei prossimi video vedrai proprio il montaggio della casa in paglia vera e propria che avverrà su questi cordoli in cemento isolati predisposti appunto già dal progetto per poter posizionare la nuova casa in Valle di Paglia. Ti ricordo che questa avrà una superficie circa di 300 metri quadri. Per oggi è tutto con questo video. Ti ricordo che la mia casa di paglia è edificidipagliaitalia.com e ti saluto e ti aspetto per i prossimi video. Ciao!